Ciao Travaglio, ti seguo sempre. Adesso in febbraio di quest'anno 2013 ho riavuto di nuovo in cassa internet, perché prima non ti ho più potuto seguire da quando non stai nella Rai con Santoro, che era un programma che seguivo molto. Adesso ho visto che c'hai molti video in YouTube e sto recuperando tutto quello che non ho visto. In particolar modo ho visto il programma che hai fatto, il video sui presidenziabili, è molto interessante e veramente mi piacerebbe stare lì per presentarmi io, magari sarebbe meglio. Però detto questo, ti mando questo video messaggio perché magari non hai avuto il tempo di leggere le mail che ti ho scritto da un profilo che ho di Facebook, perché io dai 12 anni volevo essere scrittore, scrivere delle novelle, dei racconti, dei romanzi, però sempre l'idea di trovare un editore che magari non ti pubblicano mi ha un poco demoralizzato, no? Però mi sarebbe anche piaciuto fare il giornalista e mi avevano detto che se uno presenta 70, 80, 90 articoli, 700, non so, ti danno un patentino. Allora io diciamo che al momento sono disoccupato. Se ti interessa avere un collaboratore per il tuo fatto quotidiano, magari da un'altra parte del mondo, io magari mi posso mobilizzare, posso raccogliere informazioni, se c'è qualche notizia che ti interessa sapere, poi magari mi mandi un privato, un messaggio privato, e io ti saprò dire nei dettagli, perché mi sarebbe sempre piaciuto essere giornalista, scrittore di romanzi o di racconti e giornalista. A volte la realtà supera la fantasia, quindi le due cose si potrebbero abbinare. Non so, poi ti invito volentieri a vedere il mio canale di YouTube, fammi sapere se ti serve un collaboratore per il tuo giornale, anche perché io sono disoccupato, quindi a maggior ragione c'ho del tempo per collaborare. Poi mi piacerebbe da sempre scrivere, magari, ecco, se tu vuoi ti mando dei racconti per vedere se sono pubblicabili, tutte queste cose. In bocca al lupo, stammi bene, viva il tuo canale di YouTube, quello che fai anche per il Movimento 5 Stelle è molto bello. Ti dirò che sembra l'unica alternativa in Italia, effettivamente, perché tutti gli altri sono stati coinvolti dagli scandali fino, non dico l'altro ieri, fino a ieri. Quindi io non ho mai avuto ideali politici, ma adesso sembra che non è il periodo degli ideali politici, è il momento di fare qualcosa. Quindi forza Beppe Grillo, non so. Poi io sono nuovo nel fare video messaggi, c'ho questa filmatrice da 3 anni già o 2, e mi sono sempre filmato poco perché non ho la webcamera. Allora faccio con la filmatrice, tanto poi non è che devo fare in streaming, non ho un canale proprio, devo fare un po' di pratica per filmarmi, per queste cose, perché magari non guardo in camera, però devo fare pratica, e quindi fammi sapere tutto. Ciao.